Con l'estate che ormai è entrata nel vivo, come rispondono i molisani al richiamo delle vacanze e quali mete prevalentemente scelgono, estero o Italia? Dopo la pandemia c'è un ritorno alle vacanze, alla richiesta delle vacanze dei nostri molisani. C'è veramente un forte richiamo, c'è la voglia quindi di sapere e di volere consigli in merito alle mete più ambite. Il maggiore richiamo è dovuto dal fatto che il molisano investe quindi nelle vacanze durante il periodo estivo. Quindi le mete più ambite sono il mare. Mare è fortemente però richiesto il mare estero, in quanto il mare Italia ha subito una forte variazione di costi e quindi ha costi piuttosto elevati. Nelle mete estere abbiamo tutta la parte mediterranea, quindi partiamo dalla Grecia, partiamo anche dalla Turchia, passiamo alla parte, diciamo, occidentale, nelle Baleari, le Canarie. C'è anche una forte richiesta della parte Africa del Nord, quindi parliamo della zona di Marsa Matruh, quindi comunque sul Mediterraneo, parliamo della zona dell'Egitto, quindi abbiamo avuto anche la richiesta di crociere sul Nilo, nonostante ci fosse questa tensione apparente però, perché non risulta assolutamente preoccupante per i nostri clienti che mandiamo nella zona dell'Egitto, abbiamo Sharm, abbiamo Marsalam, abbiamo la Tunisia, quindi sono tutte mete che vengono comunque richieste e vengono comunque proposte da noi come agenzie di viaggi. Con l'estate che ormai è entrata nel vivo, qual è il valore aggiunto, di fare una vacanza prenotandola su un'agenzia, di viaggi fisica rispetto a un'agenzia di viaggi online? Prima competenza, professionalità, sicurezza dei pagamenti, queste sono, diciamo, le prime cose che vengono in mente. Nel caso di viaggi all'estero, la legislazione italiana prevede anche l'assistenza al cliente, che è una cosa estremamente delicata. Lei immagini che nel caso in cui prende un classico pacchetto, volo e hotel, e per qualche motivo uno dei servizi viene a mancare, se lei ha prenotato da solo, deve mettersi con la santa pazienza a cercare di far valere i suoi diritti. Nel caso di una prenotazione tramite agenzia o tramite tour operator, è l'agenzia che non solo fa valere i suoi diritti, ma che fisicamente anticipa anche. Si evitano le brutte sorprese. Si evitano le brutte sorprese, si evita anche un eventuale esborso monetario supplementare, perché poi l'agenzia di viaggi è tenuta per legge a farlo per il cliente e poi ha i suoi metodi e i suoi canali per, diciamo, farsi a sua volta rimborsare da chi ha creato il disservizio. Allora, quest'anno c'è stato un cambiamento di rotta perché in realtà gli italiani, i molisani in particolare, hanno scelto di prenotare le vacanze con largo anticipo, quindi si è lavorato molto molto bene nei mesi invernali relativamente all'estate. Oggi fortunatamente stiamo continuando a lavorare, ma non c'è quel boom che registravamo gli altri anni in questi periodi, quindi si lavora molto gradualmente, decisamente bene e anche di qualità, a fronte però di costi, soprattutto riguardanti l'Italia, decisamente aumentati rispetto agli anni passati. Già lo scorso anno avevamo registrato, insomma, un aumento abbastanza importante e questo fa sì che l'estero venga preso d'assalto, soprattutto il medio raggio, quindi come l'Egitto, la Tunisia, ma anche la Grecia e la Spagna.